mafia e droga. Quanti siete a Trapani, magistrati che si occupano a tempo pieno di mafia e droga? Nessuno. E a Trapani alla procura c'è un procuratore della Repubblica e tre sostituti. All'ufficio istruzione sono tre giudici istruttori e evidentemente si occupano, ci occupiamo di tutto. Sì, ma di tutto, dico, tra una droga e una rissa ci sarà qualche differenza? Sì, la differenza c'è. Oddio, il cittadino attende giustizia sia che ha commesso una rissa sia che ha partecipato a un traffico internazionale di stupefacenti. Evidentemente è un problema di scelta, ma la scelta dovrebbe essere fatta a monte. La scelta della nostra coscienza è già una scelta più difficoltosa. Ma lei le fa le scelte ogni giorno? Lei cosa sceglie? Beh, si dovrebbe scegliere di occuparsi di stupefacenti a tempo pieno, ma i mezzi non li abbiamo, i processi continuano a salire e noi andiamo avanti a numeri. Se lei sceglie di occuparsi, evidentemente per ragioni di pericolosità sociale, di mafia e droga, ma non può sembrare, può essere una guerra privata del cittadino giudice contro la mafia? E che significa questo? Certo, spessissimo finisce per diventare una guerra privata, o meglio, per apparire come una guerra privata. Guerra pubblica, eh? In realtà è una guerra pubblica, soltanto che siccome siamo pochi, pochi che ci possiamo occupare e che abbiamo determinate conoscenze, diciamo la memoria storica alle spalle, e non abbiamo determinati mezzi, finisce che quelle nostre conoscenze, che non sono conoscenze individuali ma che derivano dalla permanenza per un dato tempo in un determinato ufficio, finiscono per diventare un patrimonio proprio. Questo perché non ci sono messi a disposizione dei mezzi, che sono dei mezzi ormai di uso comune dappertutto, che noi non abbiamo e che quindi finiscono per individualizzare la lotta al fenomeno. Lei sta introducendo l'argomento banca dei dati, di cui parlate da tanto tempo, ma in fondo da tanto tempo il giudice è solo. Perché questa banca dei dati dovrebbe rovesciare, essere il toccasana, perlomeno, per dare efficacia alla vostra azione contro la mafia e la droga? La banca dei dati non è il toccasana, è un necessario strumento di lavoro. Il problema è chiedersi perché la banca dei dati non c'è mai stata data. Momento, la banca dei dati non ce l'ha il Ministero dell'Interno? Ecco, la banca dei dati ce l'ha il Ministero dell'Interno, infatti questa è la motivazione ufficiale per cui la magistratura non viene fornita, la magistratura inquirente non viene fornita la banca dei dati. Ma lei non può rivolgersi? Sarebbe un duplicato. Ma lei non può rivolgersi al Ministero dell'Interno? Sì, ci possiamo rivolgere al Ministero dell'Interno personalmente, qualche volta l'abbiamo fatto, ma i dati sono innanzitutto abbondantemente superati, non aggiornati e di difficile accesso. Ma avete cercato di organizzarvi per conto vostro? Potete farlo? Diciamo che c'è stato qualche ufficio a Milano che è riuscito a organizzarsi ed è oggi certamente uno dei migliori uffici che c'è in Italia. Gli altri si organizzano con i sistemi artigianali, o meglio tutti ci organizziamo con i sistemi artigianali che possiamo, cioè gli schedari privati, le agende, le rubriche dove annotiamo. Questo di nuovo riporta tutto ad un'azione del singolo e una volta che voi magari siete trasferiti, andati in pensione eccetera, scompare tutto. Sì. La memoria storica di cui parlava prima. Si perde. Banca dei dati, certo, serve ad aiutarvi dopo, quando state compiendo il vostro lavoro, ma in fondo a che altro vi può servire? No, non è vero. Guardi, proprio qui per quello che riguarda Alcamo, molti anni fa, circa 15 anni fa, fu inviato al soggiorno obbligato un certo Milazzo Giuseppe, che si andò a stabilire in Toscana, nei pressi di Firenze, a Gambassi. Scontato il periodo di soggiorno obbligato, di Milazzo Giuseppe non si seppe più niente. Non ne sapevano più niente gli alcamesi, perché evidentemente non stava più a Alcamo, non ne sapevano niente i fiorentini per il semplice motivo che non aveva avuto mai occasione di occuparsene. Il Milazzo era legato ai Rimini. Improvvisamente nel settembre dell'anno scorso viene ucciso assieme a Salvatore Mancino, uno dei grandi boss della droga, a Gambassi. Noi abbiamo un buco di 15 anni. E allora? Cioè, in pratica, si potevano segnalare alcune cose, i carabinieri o la polizia avrebbero potuto sapere qualcosa di più? Certo, perché quando noi ci siamo occupati nuovamente di Milazzo Giuseppe, diciamo abbiamo scoperto in quel momento la nuova esistenza di Milazzo Giuseppe, non sapevamo niente di quello che era successo prima. Ma lui era solo e aveva esportato, aveva concorso all'esportazione della mafia vicino Firenze? Guardi, a Firenze c'è una grossissima colonia prevalentemente di alcamesi, diciamo di siciliani mafiosi in generale, tant'è che a Certaldo, a non molta distanza da Gambassi, è stato fatto un rinvenimento di eroina. Quindi funziona a scopo preventivo anche questa banca dei dati. Sciascia diceva tempo fa che è un po' nella storia che quando un carabiniere, un poliziotto, piano piano ha questa memoria storica della droga, conosce le cose bene, poi viene trasferito. È ancora vero oggi?
se questo si può verificare anche oggi, ma il problema è un problema di strutture, proprio di mancanza di uomini e quindi di non possibilità di avere questa in fondo piccola squadra che si possa occupare, piccola squadra preparata, professionalmente preparata a questo tipo di indagini particolarmente difficoltose, alla quale neanche noi siamo preparati, noi siamo tutti autodidatti. E dovrebbe battere la mafia? Ma questo non lo pensiamo neanche lontanamente.